Contenti o preoccupati? No, contenti per la ripresa sicuramente, preoccupati forse per capire e per soddisfare la clientela. Questa è l'aria che si respirava oggi all'aeroporto Canova, una settimana dalla riapertura. Timori in particolare sul tema prevenzione al contagio. Non sappiamo quali saranno, cosa ci aspetta sostanzialmente. Grande attività in tal senso con segnalazioni e tabelle. Tutte le misure che ci hanno impartito dal Ministero della Salute. Stiamo monitorando le prenotazioni per vedere quale sarà il carico di lavoro. Una vera e propria macchina da rimettere in moto dopo oltre un anno di fermo. Ce la farete per il primo giugno? Sicuramente ce la faremo, ce la stiamo già facendo e non abbiamo dubbi che il primo giorno sarà un successo. Primo volo alle 12.25 di martedì 1 giugno verso Cagliari per uno scalo da numeri importanti per passeggeri e posti di lavoro. Il numero che fa fede è di 1.000 posti di lavoro per milione di passeggeri, quindi sono circa 3.000 persone che a vario titolo e diciamo in funzione di quello che fanno hanno a che vedere diciamo con l'aeroporto, con l'attività dell'aeroporto. Ad oggi una pista utilizzata solo da voli privati e per qualche manutenzione, che a breve invece tornerà a pieno regime, innescando anche le inevitabili polemiche con chi ci vive attorno. Cosa dire ai cittadini che invece in questi mesi hanno detto che bene che si sta senza l'aeroporto? Ma mi sembra che siano stati molti quelli che invece hanno sentito una grave mancanza del fatto che mancava poi fisicamente il lavoro per moltissime famiglie. Un concetto ribadito da chi oggi è a Canova è tornato a lavorare. Cosa dire a quelli dei comitati? Se uno ha la famiglia da mantenere, il lavoro serve. Tutti vogliamo viaggiare, tutti vogliamo vedere posti nuovi quindi, e tutti soprattutto abbiamo bisogno di lavorare. Quindi sono del parere che sì, dobbiamo riaprire.